Salve a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento settimanale con la rubrica del periodico online L'identità di Clio, Webcam Caffè. Gli alberi di Palermo, il volume pubblicato dalla casa editrice Palermo University Press, è un omaggio alla città, a chi la vive e a chi la visita. Non vuole essere una semplice guida al riconoscimento di piante e alberi, bensì un viaggio consapevole di scoperta, dedicato a tutti gli affascinati dalla bellezza degli straordinari esemplari presenti nella nostra città, spesso ancora oggi sconosciuti. L'appuntamento con i curatori Rosario Schicchi e Maglio Speciale sarà questo venerdì 10 luglio alle ore 18 sotto il ficus dell'Orto Botanico. Vi aspettiamo. Buon pomeriggio a tutti quanti, ai nostri amici che seguono il nostro Web Caffè. Oggi sentiamo il nuovo libro della collana Draga. Parliamo con uno degli autori, nonché direttore dell'Orto Botanico, professore Schicchi. Che cosa mi dici di questo libro? Beh, il libro è frutto della collaborazione con il curatore dell'Orto, il dottore Maldo Speciale, e con il dottor Marco Zerilli, che ha curato le fotografie. È un libro particolare, un libro che racconta Palermo attraverso gli alberi. Gli alberi racchiudono storie quanto mai diverse, le storie dei territori da cui provengono, le storie degli uomini che li hanno introdotti. Ecco, è un libro particolare che è diretto sia al lettore comune, che può attraverso questo libro riconoscere gli alberi e gli arbusti che connotano le ville, i parchi, i viali, le strade di Palermo, ma è diretto anche ai professionisti e agli studenti, con particolare riguardo agli studenti di architettura del paesaggio o gli studenti di parchi e giardini, agronomi, forestali, architetti in genere. Ecco, è un libro che è diretto a tante persone. Come è strutturato questo libro? È strutturato in forma di schede e ogni scheda riporta tante notizie, a partire dal binomio scientifico, ai sinonimi, ai nomi in italiano, in inglese, a volte anche in tedesco e in francese. Poi c'è una descrizione, scientifica, ma con linguaggio divulgativo, in modo che possa arrivare a tutti. Si parla anche di data di introduzione in Italia e in Europa, cure colturali, quindi diamo consigli come coltivarlo, dove mettere l'albero, e poi le curiosità, che sono il pepe di questo libro. C'è tante curiosità che oriento nel lettore alla scoperta di questo straordinario patrimonio che fanno di Palermo una delle città italiane a maggiore biodiversità di piante coltivate all'interno del territorio della città. Rosario, scusami, ma a proposito di queste curiosità, ma tu potresti darmi una testimonianza degli alberi secolari che costellano il territorio di Palermo? Mi sembra che dovrebbero esserci anche alberi che superano i 100 anni di vita, no? Sì, io partirei con il cipresso di San Benedetto il Moro, copatrono di Palermo, che vive sulle pendici di Monte Grifone, sopra il santuario di Santa Maria di Gesù. È un cipresso di circa 450 anni di età che staglia la sua chioma sulla Conca d'Oro e fino a Monte Pellegrino. Quindi è il testimone privilegiato che ha seguito l'evoluzione dinamica della città di Palermo. Ecco, è illustrato, è stato ripreso e illustrato nell'Ottocento dai cosiddetti viaggiatori, che ne hanno documentato la forma e la posizione che coincide con quella attuale. L'albero è posto accanto alla casupola che fu abitata a San Benedetto il Moro, e la datazione dendrocronologica
fa risalire la pianta agli anni in cui San Benedetto il Moro abitava proprio lì a Santa Maria del Gesù. Ma abbiamo anche due ulivi. Uno si trova proprio a Santa Maria, dietro il convento chiamato Ulivo di Sant'Antonino, che ha circa 800 anni. E poi alla Favorita c'è un albero di ulivo straordinario che ha una circonferenza di 11 metri alla base e di oltre 8 metri a petto d'uomo, che sicuramente è la pianta più antica di Palermo e avrà un'età di circa 1000 anni. Ecco, Palermo ha queste straordinarietà che non sono le piante più grandi, ma le piante più anziane, i custodi della storia degli ultimi 1000 anni di Palermo. E tra le piante più grandi, passando da curiosità a curiosità, abbiamo sicuramente il ficus di Piazza Marina, il ficus dell'Orto Botanico, ma ci sono pure quelli del Giardino Inglese, di Villa Amalfitano. Una curiosità a proposito dei ficus, quando sono arrivati queste piante e chi le ha portate? Tu lo sai? E allora, i ficus sono stati introdotti nei primi decenni del 1800, precisamente il ficus dell'Orto Botanico è stato introdotto nel 1845 ed è il capostipite di tutti i ficus macrofilla esistenti a Palermo e in Sicilia. Anche il ficus di Piazza Marina, messo a dimora nel 1863, è figlio di un ramo del ficus dell'Orto Botanico di Palermo. Quindi diciamo che la nobiltà sicuramente ha influito molto, ma anche l'orto botanico, perché in realtà il ficus, il primo ficus entra all'orto botanico, quindi, questa specie è stata introdotta all'orto botanico. Quindi, l'orto botanico dell'Università di Palermo, come il precedente orto botanico che si trovava a Bocca di Falco, hanno avuto un ruolo straordinario nell'introduzione di specie da diversi paesi del mondo, passando da una pianta all'altra. Ad esempio, l'orto botanico di Bocca di Falco, preesistente all'orto botanico attuale, ha il merito di aver introdotto la pomelia, che è la pianta. Questa è una cosa molto molto interessante, anche perché la pomelia palermitana è di tipo diverso da quelle che circolano in questo momento, che vengono dall'Indonesia o altri posti del genere. Io che sono un appassionato di plumerie vedo la differenza tra le plumerie palermitana, la plumeria palermitana, con questa che viene, che queste colorate che vengono da Sumatra e altri posti del genere. Ma tutte le pomerie vengono da quell'area tropicale compresa tra il sud del Messico, le Antille, le zone caraibiche e anche i paesi a nord del Sud America. Ecco, è un'area particolare, la pomelia o plumeria rubra viene da quell'area, ma arriva a Palermo nel 1821 ed è la pianta che forse ha conquistato Palermo, e i palermitani si sono fatti conquistare da questa pianta. Tanto che non c'è balcone di Palermo, possiamo dire, dove non si trova una pianta di pomelia. Quindi la pianta di pomelia mette d'accordo tutti. Non conosce ceti sociali, non conosce distinzioni di classi, quindi è una pianta che mette d'accordo tutti. La palermitana poi ha questo fiorellino molto bello, bianco latteo con il centro giallo. Oggi sono state introdotte tante cultivar che hanno fiori meravigliosi, straordinari. Noi all'Orto Botanico abbiamo una bella e ricca collezione che si può vedere costeggiando il viale che porta alla Serra delle Cactacee o Serra delle Succulente. Lì c'è un bel viale di pomelie di diverse colorazioni. In questo periodo sono in fioritura,
Benissimo. Allora, Rosario, ci vediamo tutti quanti il giorno 10 luglio alle ore 18 all'Orto Botanico per leggere insieme il libro sugli alberi di Palermo. Grazie, Rosario. Grazie. Ciao, buona serata a tutti.